grazie, davvero grazie, e sta a me dare la parola, e lo ringrazio per la sua presenza, a, non ti vedevo, Alessandro Alfieri, che è, come sapete, il segretario regionale, che è segretario regionale della Lombardia. Grazie Barbara, grazie Gianni per l'invito, mi fa estremamente piacere essere qui questa mattina, lo definisco un momento di riflessione, avete deciso questo titolo, nutrire la democrazia, ce n'è bisogno di riflessioni così, dopo un risultato straordinario, che è stato un risultato straordinario, noi a queste latitudini in passato abbiamo gioito rare volte, questa è una di queste, mai così con questo con questa ampiezza, e soprattutto alle elezioni amministrative abbiamo vinto dappertutto, lo ricordava Barbara. Questo ci carica di responsabilità a livello nazionale, ma anche qui in Lombardia. E per essere all'altezza delle nostre sfide, io penso dobbiamo provare ad andare oltre la logica dell'emergenza. Spesso noi che facciamo politica dobbiamo affrontare le singole questioni quotidiane dell'agenda politica, i provvedimenti che arrivano in aula, in Parlamento, piuttosto che in Consiglio regionale, nelle nostre amministrazioni locali. Abbiamo poco tempo e invece ne dovremmo ricavare di più per guardare al futuro, per ragionare sul modello di società, sul paese che vogliamo. Occasioni come queste servono proprio a quello, per indicare la prospettiva, il senso di marcia. Noi abbiamo una punta straordinaria, il nostro leader è riuscito a marcare una discontinuità fortissima nel paese, c'è la possibilità oggi di costruire, di dare una nuova forma di rappresentanza politica a un nuovo blocco sociale. Io lo vedo a queste latitudini da noi, come abbiamo aperto interlocuzioni con mondi che fino a oggi faticavano a prenderci come riferimento, penso al mondo della piccola impresa, dell'artigianato, delle partite IVA, però non basterebbe questo, non basta l'apertura di credito, noi abbiamo oggi l'occasione di indicare anche un modello di società, prima scorrevano delle immagini, lì dentro simbolicamente c'è un significato di un partito che si concepisce nel mondo, nelle nuove relazioni, in una società che è cambiata profondamente e quindi deve dare risposte diverse. Noi lo stiamo provando a fare in Regione Lombardia, individuando alcuni obiettivi. Per noi costruire un nuovo modello di società è cambiare il modello sanitario e abbiamo costruito una nuova proposta, la porteremo nelle province, la vogliamo costruire con gli operatori, con i nostri militanti, simpatizzanti. È la nuova legge sul consumo di suolo, per dire che anche in Lombardia, dove abbiamo ferito il territorio, è possibile costruire un nuovo modo di concepire anche come si sta in un territorio che è cambiato, un nuovo modello di sviluppo sostenibile. Ed è, secondo me, il titolo che oggi, bello, nutrire la democrazia, ha a che fare anche con la nostra organizzazione interna, come noi cambiamo il partito alla luce delle sfide che abbiamo davanti, in una società che è profondamente cambiata, non possiamo avere la stessa forma partito dell'altro ieri. E allora è il motivo per cui noi qui lanciamo una conferenza organizzativa, una conferenza sul partito come partito lombardo, vogliamo ragionare su alcuni temi, io li dico per titoli, ma a che fare appunto con la nostra democrazia interna, ma anche con la capacità di interloquire in maniera diversa con l'opinione pubblica. E allora i grandi temi su come noi chiamiamo in partita i nostri elettori sulle scelte più importanti che hanno a che fare con la scelta della nostra classe dirigente piuttosto che sugli orientamenti di fondo del nostro partito, ha a che fare con le nuove modalità di finanziamento, perché finisce il finanziamento pubblico e allora dobbiamo stracciare quel velo di ipocrisia che ci impedisce di parlare di come noi in futuro finanzieremo la nostra attività politica, perché sennò poi assisteremo ancora una volta alle vicende che hanno riguardato il MOSE e l'Expo facendo finta di niente, scandalizzandoci, non va bene. Via quel velo di ipocrisia, ragioniamo su come si finanzia l'attività del nostro partito, l'attività politica, l'iniziativa politica. E poi anche sul tema, sul fronte della legalità, anche qua noi dobbiamo dirlo in maniera molto chiara, cioè togliamo quell'idea passata della superiorità morale, dobbiamo dire che siamo a rischio. Essendo un grande partito, governiamo la maggioranza delle amministrazioni locali qui in Lombardia, è evidente che sei a rischio e che c'è la possibilità che ci siano le infiltrazioni della criminalità organizzata o di pseudo lobby affaristiche. Per questo dobbiamo alzare la guardia. È una riflessione seria anche su come noi conciliamo l'apertura, il massimo coinvolgimento con le primarie, con l'iscrizione fino all'ultimo momento, col tema di inserire un filtro, un monitoraggio sulle persone che ci portiamo dentro.
E questo è un altro grande tema. Ecco, io vorrei che riflettessimo anche su come noi ci organizziamo, perché un partito forte, sano, che ha davanti delle sfide importanti, deve ragionare anche su questi temi. Quindi iniziativa politica, ma anche riflessione sul modo con cui noi affrontiamo le sfide che abbiamo davanti. Occasioni come queste sono proprio preziose perché ci permettono di riflettere, di avere lo sguardo lungo. Quindi grazie a Gianni, a Barbara e buon lavoro nella giornata di oggi.